Uomini e donne, puntata di oggi. La rivelazione di Riccardo su Roberta. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne si è parlato quasi solo di Riccardo e Roberta. I due hanno avuto uno scontro durissimo e Riccardo ha anche detto delle cose molto gravi sul conto della di Padua. Si è parlato anche di Biagio. Ecco i dettagli. La puntata si apre con Mauro e Sara. Viene mostrato un filmato riassuntivo delle puntate precedenti, in cui sono stati numerosi anche gli scontri con Biagio. Al centro dello studio, Sara osserva tutto e poi conferma che continuerà a conoscere Mauro. Anche grazie a quest'ultimo e con il passare del tempo, si è resa conto di alcune cose che durante la frequentazione con Biagio le offuscavano il cervello. In quel periodo, quindi, lei non ha avuto modo di vedere la situazione chiaramente. Sara dice che il cavaliere è senza dubbio molto interessante e quindi vuole continuare a conoscerlo. Maria De Filippi chiama Biagio al centro dello studio, per cui arriva una nuova dama. Tina resta molto sorpresa. La dama si chiama Anna, ha 61 anni e fa la parrucchiera. Da casa le sembra che Biagio abbia tante qualità e sia una persona sincera. A questo punto Tina ironizza dicendo che effettivamente le principali qualità di Di Maro sono proprio la sincerità e la lealtà. Anna conferma di essere molto incuriosita dal cavaliere e quest'ultimo accetta di conoscerla. E il turno di Riccardo e Roberta. La dama spiega che Riccardo l'ha contattata, ma lei ha preso una volta per tutte la decisione di chiudere la relazione. Non riesce a superare il fatto di essere stata lasciata da sola in albergo, oltre ad una serie di altri comportamenti sgradevoli di Guarnieri. Riccardo spiega che non riesce a chiarire con Roberta, non perché non voglia, ma perché non c'è nessuna predisposizione. Lui, infatti, non vede nemmeno dei motivi ben precisi per cui chiedere la storia, tranne cose che ritiene futili. Riccardo racconta poi di aver notato un cambiamento di Roberta nelle ultime settimane. Infatti, si sentivano sempre di meno anche telefonicamente e non c'erano più gesti d'affetto tra loro. Una volta la di Padua ha anche sostenuto Armando in una discussione con Guarnieri. A questo punto, Roberta va su tutte le furie e dice che la redazione ha sempre saputo che lei era in contatto anche con Armando e poi invita Riccardo a non mettersi dalla parte della ragione perché non ce l'ha. Interviene Ida per dire che, a suo parere, Riccardo non è innamorato di Roberta e non capisce il suo comportamento. La dama è d'accordo. Parla anche Tina per dire che in lui c'è qualcosa che non va. Evidentemente ha un carattere troppo spigoloso. Armando dice che Riccardo non se la merita e lui ha un bel rapporto con la di Padua. Dopo varie minacce di dire la verità, Guarnieri dice che Roberta gli aveva chiesto di rimanere in studio per i follower ed ha sempre strumentalizzato il rapporto per aumentare i fan e le sponsorizzazioni. Roberta si infuria e nega tutto, ma Riccardo sembra molto convinto di quello che dice. In studio c'è un grande stupore. Finisce così la puntata di oggi. Voi, che cosa ne pensate? Credete che Riccardo abbia fatto bene a dire la verità su Roberta? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.